Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Drupi, impossibile dimenticarlo, è stato uno dei cantanti più noti e seguiti del nostro paese e anche di paesi esteri. Infatti, ha acquisito molta notorietà nell'Europa dell'Est. Per la precisione, in Polonia un suo live ha avuto molti più di spettatori del concerto di Elton John. Inoltre, non dobbiamo scordarci quando si è esibito a Praga nella piazza della Città Vecchia, dove solamente lui e un gruppo famosissimo ha avuto l'onore di cantare lì, ovvero i Rolling Stones. Ma dopo tutto questo immenso successo, Drupi che fine ha fatto? È completamente scomparso dalle scene. Sapete il perché? Non ci crederete mai, la vita privata e la carriera di Drupi. Classe 1947, nato il 10 agosto a Pavia. Gianpiero Anelli, in arte Drupi, è un noto cantante di successo con più di 50 anni di carriera. Il suo nome è ispirato ad un folletto che aveva interpretato durante una recita da bambino. A metà degli anni 70 aveva conquistato il pubblico e tutta la scena musicale italiana. Drupi ha esordito con una band chiamata Le Calamite, ma nel 1972 il gruppo non è stato più lo stesso, perché lui è diventato un solista. Successivamente ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Vado Via. Un brano che all'inizio non ha riscosso un grande successo, ma negli anni seguenti è spopolato anche fuori dal nostro paese. Ma la vera svolta è arrivata con Bella Bellissima, tra queste rimani Sereno, Come va piccola e fragile. Impossibile non nominare il brano Paese, amatissimo e super ascoltato perché è stato la sigla finale di Domenica in. La carriera di Drupi è costellata da grandi successi, ma negli ultimi anni è scomparso completamente dalle scene, scopriamo che fine ha fatto il grande artista. Drupi, malgrado il successo e i grandi ascolti che ha ottenuto nel corso degli anni, è finito nel dimenticatoio. Ma che fine ha fatto? Lo abbiamo visto nel piccolo schermo, per la precisione al Festival di Sanremo con dei brani che non sono stati molto apprezzati dal pubblico. Ma recentemente, ha ricevuto diverse proposte da parte di alcuni reality, che lui ha sempre rifiutato, ma ha continuato ad esibirsi in diversi stati europei. Drupi si è allontanato completamente dai riflettori, però è rimasto nel cuore di milioni di persone, infatti, ultimamente è stato ospite ad alcuni salotti televisivi molto importanti. Inoltre, dalle foto che circolano in rete, possiamo notare quanto sia cambiato rispetto al passato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.